Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio di Minecraft MC Eternal Modpack. Siamo sempre allo stesso punto, ho semplicemente spianato e eliminato tutta l'erbetta che io personalmente odio e off camera continuerò. Adesso ho posizionato con la wand, col binding tool, il lumberjack, difatti come potete vedere nulla è fisico ma è tutto un'ipotesi, possiamo spostarlo dove vogliamo, ma io direi che lo voglio qua. Così mi va bene. Quindi lo posizioniamo e questo è col suo contorno. In teoria dovrebbe essere il suo contorno massimo. Cliccandoci noi dovremo vedere che possiamo inserirgli quello che vogliamo. E io direi che, visto che sono quelli che mi piacciono di più, andremo a scegliere lo spruce. Però replant on, restriction off. Ok, può piantarli dove vuole. Ora, build options. Serve 4 di cobblestone, 8 di oak wood planks, 2 rack, oak fence 14, oak slab 21, torch 11. Quindi non abbiamo problemi. Il builder è sempre V Jones. Possiamo costruirla tranquillamente. Ovviamente adesso build option dovrebbe già arrivare. Start building. Vado a prendere giusto velocemente le cose. Anzi, fatemi vedere subito lui. Very upset. Ok, questo che vuole dormire. Non mi ricordo se devo mettergli di qua i materiali oppure no. Ok, sì, qui devo mettergli i materiali. La stone 151 su 4. Non so se l'ha già lui. Ok, la stone ce l'ha già lui. C'è ancora il grass panel che mi riprendo. Mi riprendo tutte queste cose. Dirti la verità, mi riprendo anche un po' di cobblestone. No, vabbè, gliene lascio uno stack. E servono le fence 14. Queste cose dovremmo averle quasi tutte, tranne i rack che devo craftarli. Perfetto ragazzi, dovrei aver tutto. In teoria, il mio boulder è ancora qua che aspetta le cose, poverino. Perfetto ragazzi, il nostro worker è ripartito, non è ancora arrivato sul posto, ma sta già piazzando. È veramente una costruzione davvero semplice, quindi non dovrebbe avere nessun tipo di problema. E mancano solo le torce, in teoria. Ah no, anche sopra chiude così, che bravo che è. E adesso dovrebbe mettermi le torce. Ok, abbiamo finito il lumberjack. Sì, il lumberjack. Perfetto. Ora vediamo subito qua. Manage workers. E abbiamo Thomasins Gasper, che ha forza 7. Ok. Se noi andiamo di qua. Direi che vogliamo anche il pine. Mi piace abbastanza, ma io voglio semplicemente lo spruce. Perfetto, ragazzi. Ho fatto due citizen hut. Sta laggando un po' il gioco, ma non riesco a capire perché. Ok, si è ripreso. E proviamo a posizionarle qui. Qui volevo fare almeno 4 case se riesco in fila. E poi anche là dietro altre case. Faremo la zona delle case in questa parte e facciamo citizen. C'è di legno che vorrei vedere giusto com'è. E non è neanche bruttina, eh. Non è neanche bruttina di legno. Facciamo così, c'è di acacia. Stone alternativa non mi piace, neanche questa. Di birch è orrenda. Dark Oak sono tutte così, con queste foglie un po' buggate a parer mio. Giungla no, è troppo aperta. Medieval Birch. No, troppo bianca, non mi piace. Medieval Dark Oak, questa potrebbe piacermi, però non ho il Dark Oak per ora e non avrei voglia di andare a cercarlo. Medieval Oak. Il nostro villaggio medievale. Però una casa con più entrate. Possiamo salire? No, non posso vedere. Sopra c'è un letto.
E come casa non sarebbe neanche troppo brutta, eh. Anzi, in realtà come casa mi piace abbastanza, quindi direi di fare così, spostarla ancora di uno e poi indietro di due, giusto? In modo che qui il limite rimane sull'angolo, perfetto. Direi che questa casa può andare, scelgo tranquillamente questa con l'entrata a sinistra, qui c'è solo una torcia, vabbè. Devo dire che è abbastanza carina, eh. Devo vedere come si fanno questi 5 pezzi qui, dopo tutto il resto dovrei forse già averlo. Magari un po' di log, non li ho così tanti, ma sono facili da fare, quindi direi che va benissimo questa. Ora il worker verrà chiamato e io vado a preparare ancora i materiali. Perfetto ragazzi, gli ho dato tutti i materiali, ho fatto un po' di fatica a prendere un po' di legno, però ho buttato giù la piccola forestella che c'era qua e tutto il log che c'era là. Perfetto ragazzi, abbiamo completato la prima casa e forse, vi dico forse, ho trovato il problema con l'Amber. Che, richiamiamolo qua. Ok, adesso dovrebbe andare, sì. Praticamente aveva fame, però non riusciva a dirmelo. Adesso come minimo te sei stupido e verrai a buttarmi giù le mele. Cosa stai facendo? Dimmi. Fammi vedere. Che problemi c'hai? Fa schifo, lascia. Lo so che fa schifo, lascia, però vabbè. Finché lui ci produce qualcosa, io sono solo che contento. Mi lascia ancora un po' di tempo, dopo verrà. Ah, ok. Tanto rumore, ma ah, ok, probabilmente parte dall'alto. Va bene, lasciamolo lavorare. Lasciamolo lavorare. Intanto noi andiamo a vedere la casa. Il nostro bravo Braden ha finito. Come potete vedere nel mio inventario ho già altre tre. Wow. Te ne avevo data una però io di porta, eh. Tu ne hai piazzate tre. Va bene, no, o forse te ne ho date tre, non ricordo. Penso che il pattern in terra sia fatto apposta così perché è il livello 1. Poi se saliamo il livello sopra abbiamo il letto. Ah, c'è anche la mansarda o qualcosa del genere. Fortunatamente abbiamo preso la lana dal campfire, il primo lì, che abbiamo posizionato dalla mod, altrimenti non l'avremmo mai avuta. Ora direi di posizionare qui un'altra medieval oak, che voglio vedere dove è che arriva. E addirittura direi di stanziarla di una, giusto? Perché questa. Allora aspetta, togliamo un attimo questa e guardiamoci questa. No, me ne posiziono un'altra. Questa qui dovrebbe essere al limite giusto, quindi vediamo subito usando questa. Sì, questo è il limite giusto. Oddio, ah ok. Trapassiamo tutto noi e qui siamo indietro di uno e siamo giusti. Siamo giusti indietro di uno. Mentre di qua dobbiamo fare più uno, così la mettiamo a livello e la mettiamo di qua così. Così c'è uno di spazio tra una casa e l'altra e direi che possiamo crearla. Perfetto. Andiamo a sostituire tutta la terra che manca. Proprio dove c'è la cosa, che qui è il limite delle case. Quindi qui c'è la casa. Ok. Il nostro builder adesso deve far così, piano piano costruiremo tutti i passaggi. Anche qui ho fatto largo 5 apposta per scendere e andare verso le case. Devo iniziare il pattern proprio dal terreno che viene in qua. Penso di fare un blocco di marmo sì, uno no. Giusto perché ne abbiamo davvero davvero tanto e non so più neanche dove buttarlo. Ora mi prendo giusto le cose che mi servono. Queste mi servono, queste mi servono. Le ladder mi servono. Mi serve anche la core sort.
Ora creerò ancora due case oltre a questa, così almeno poi siamo a posto. Perfetto ragazzi, abbiamo quasi finito. Abbiamo finito la seconda casa e ho posizionato la terza, che però adesso come adesso lì posizionerò la quarta e dietro penso di magari fare quinta e sesta. Ora il tipo, non so che fine abbia fatto, di solito ho notato che nel costruire la seconda cade, eccolo qua. E finisce dentro una casa. Non chiedetemi dove sia adesso di preciso, però penso sia sopra in una casa. Ecco, eccolo qua. Non chiedetemi perché si buggy così, però per arrivare lì lui sale qua sopra, va bene. Ha fatto così anche entrando nella prima casa per fare la seconda. Il problema che riscontro è il legno, che va bene, li ho ripiantati, come vedete stanno ricrescendo là, no? E qualcosa mi produce anche quel tipo là. Io sto facendo il pattern con lo spruce, adesso gli ho messo da fare ancora l'oak, che tra l'altro non ha ancora battuto questo. Io continuo a svuotarlo, ma lui continua. Ovviamente ripianta gli alberi, eh. Come potete vedere lì, questo qui. Ah, ok, penso sia già ricresciuto piccolino. E intanto sto facendo cuocere ancora un po' di stone perché ho finito quella che avevo per completare il pattern in terra. Sono indeciso se mettere il marmo perché ho visto che ho fatto una prova con quelli che mi rimanevano qui. Sinceramente mi piace abbastanza. Qui ovviamente devo continuarlo, però avevo paura di perdere il segno. Mi piace abbastanza come cosa. Perfetto ragazzi, come ultima cosa oggi andiamo a creare il miner. Ora come ora voglio già vedere, penso che anche lui come questo, che non mi ricordo chi è, verrà fatto. No, non voglio il citizen, voglio il miner. Quindi fammi uscire. No. Allora, innanzitutto scegliamo cosa vogliamo. Dark Oak è bello, ma penso sia un po' buggato, perché c'è sempre queste foglie un po' troppo grosse. Draven, è girato per così. Ah no, non c'è semplicemente niente. Forse mi piace. Forse mi piace. Non lo so. Devo scegliere. Ah, ovviamente. Lui scende da qui, dopo vedrete, è veramente veramente molto carino come dinamica. Ah, Dwyrven mi piace, Jungle non mi fa impazzire, ma non è neanche male. Gli alberi della giungla li abbiamo. Medieval Birch, no, è orrendo. Medieval Dark, Medieval Nordic, questo già mi piace. Di Spruce già mi piace. Che si entra da qua, però dov'è che si scende? Ah, ok, si scende da qua. Però personalmente non voglio fare una cosa troppo grossa. Mesa stone, di stone è qua, però sinceramente wooden è quello più classico che si fa di solito. Sinceramente mi piaceva questo. Questo mi piaceva abbastanza, che è piccolino e occupa anche abbastanza poco, quindi direi spostarlo su un po' in qua e quasi quasi così di due. Sì, dai, non ci dà troppo fastidio. Vediamo se dobbiamo alzarlo. Ok, no, ho sbagliato a schiacciare. Quindi questo così va benissimo, rialzato. Non sono sicuro se lo voglio rialzato o meno. Quasi quasi. Lo terrei così, che almeno lui sostituisce questa cosa. E qui siamo al limite, quindi siamo giusti, dai. Direi che va bene così. Perfetto, abbiamo creato anche questa richiesta. Preparo tutte le cose off camera e ci vediamo dopo. Mentre il nostro builder finisce di costruire la nostra miner, appunto, noi andiamo a vedere il nostro Thomas Gasper qualcosa, che
Gli ho dato la Stone Axe, così va un po' più veloce e dura magari anche un pochino di più. Ecco, sentiamo che casino che fa. Gliene ho portate altre due. E l'ho aiutato, ho piantato tantissimi sapling, come vedete, mano a mano che crescono lui li taglia e li ripianta, quindi è perfetto. Possiamo già vedere che nel suo inventario ha 10 oakwood e altre cose che però non gli servono, anche queste me le prendo. Gli ho dato metà delle mie cooked pork chop perché ogni tanto si fermava e qui c'ha altra legna, abbastanza bene, calcolando che l'ha fatta in poco più di mezz'ora, intanto che io finivo semplicemente il pattern qua e lì all'inizio. E adesso stiamo vedendo questo che non so se gli ho già dato tutti i materiali, dopo ci guardo. Dovrebbe mancarmi giusto qualche pezzo di cobblestone che ora vado a prendere. E ci rivediamo giusto quando abbiamo finito lì. Avete visto che bella? Oltre che gli alberi che sono cresciuti perché li ho messi troppo vicini, però almeno raccoglie abbastanza legno. Perché ogni volta che sceglie un nuovo albero si ferma a ragionare e quindi spreca davvero tanto tempo, invece con gli alberi così alti non spreca così tanto tempo. Ok, ti ho dato l'ascia, adesso cosa fai? Con la pala scavi. Dovresti dirmi che stai già. Ah, ok, stai già scavando. Andiamo a vedere. Ok, lui adesso piano piano scava. Io adesso, questo video uscirà tra 3-4 giorni più o meno, forse anche di più, quindi nel frattempo avrò ben più che tempo di farlo scendere un po' nelle profondità. Direi che per oggi è tutto ragazzi, mi sposto da qui perché c'è troppo casino. Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Ciao a tutti!